Che bello questo libro! Dove sei diretta? A Napoli? Immagino di sì. Io invece sai dove vado? A Sapri! È l'isola che mi ha detto papà, vicino a Napoli. No, amore, ti stai sbagliando. Quella è Capri. Il signore invece è diretto a Sapri. E dove si trova, signore? In un posto bellissimo sul mare, nel Golfo di Policastro. Pensa che Cicerone, un famoso filosofo greco, non so se ne hai mai sentito parlare, l'aveva soprannominata Parva Gemma Maris Inferi, che significa piccola gemma del mare del sud. Proprio là dove oggi sorge l'antico borgo di Marinella. Ma da quanto tempo che ci manco, quanti anni sono passati? Sbaglio o è proprio di Sapri la famosa e storica spigolatrice? No, 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 dice benissimo, signora, dice bene. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Si ricorda la protagonista della bellissima poesia? Pensi che quest'anno hanno inaugurato anche una nuova statua in suo onore sul lungomare di Sapri. Attenzione, il treno 2483 di Trenitalia per Bologna. Maria Carmela, è il nostro treno. Andiamo, amore, vieni. Arrivederci, buona giornata. Ciao, signore, buon viaggio. Buon viaggio anche a voi. E mi raccomando, venite a visitarla, Sapri. Arrivederci, arrivederci. Leo, vedrai. Zia Maria ti conosce da quando eri piccolo. Ti ha cresciuto, ti conosce da quando eri piccolo così. Con papà che non lavora, non so proprio come fare. Puoi fare nuove esperienze, incontrerai nuovi amici. Vedrai a mamma. Stai tranquillo. Ora mangia però. Va bene. E poi vatti a lavare i denti. Leona, promettimi che tornerai. Ciao, Sasà. Thank you.
me Antonio. Sì, è carino, però non so, forse preferisco Simone. Li vedi? Sono degli stupidi che corrono dietro una palla. Prima o poi cresceranno. A me il ragazzo arriverà certamente da fuori. Di sicuro non mi innamoro di questi campagnoli. Io penso che sia un po' presto per parlare di queste cose. Non siamo troppo piccole per un fidanzato? Ma quali troppo piccole? Io ho già cambiato 3 fidanzati. E tu, Rosa, non parli? Come devo fare, mannaggia la miseria? A me piacciono tutti e due. Ma tutti e due chi? Come tutti e due chi? Sei l'unica che non l'ha capito. A me piace Leonardo e Sasà. Quando sto con Sasà penso solo a Leonardo. E quando sto con Leonardo penso solo a Sasà. Ma come tutti e due? Deciditi. Beh, una soluzione si troverà. Dai Leonardo, sbrigati, sei sempre l'ultimo. L'ultimo che arriva paga pegno. Sì, sì, paga pegno. Eccomi, arrivo. Zitto tu, che sei il più scarso. Buongiorno signore, come posso aiutarla? Vorrei del tonno rosso della spigolatrice. Ecco a voi signore. Nonna Sasà lo prendeva sempre, era il suo preferito. No, non ho capito, come si chiamava tuo nonno? Sasà? Salvatore Noto, detto Sasà Gol dagli amici, perché quando tirava in porta gridava all'impazzata la parola gol fino a sfinire gli avversari. Questo ce lo raccontava sempre nonna Rosa. Adesso non c'è più da qualche tempo. E dove si trova tuo nonno? È vivo! Vive e vegeto, signore. Sta sempre lì al porto a pescare. Adesso in verità non pesca più, però sta sempre lì a fissare il mare e a fumare la pipa. Solo per curiosità, ma perché vi interessa? Sapete, noi del sud siamo impiccioni. È stato sempre un amante del mare. Che tiro a porta ha fatto Simone? Bellissimo, non me ne sono accorto. Già, un gran bel gol. Che c'è? Non ti preoccupare per il quaderno, ne possiamo prendere un altro. Ho 5.000 lire che metto mio nonno. No, non per il quaderno. E per cosa? Mia madre ha deciso di mandarmi da zia Maria per qualche tempo. Che stai dicendo? Papà non ce la può fare con il ginocchio così e lo devono operare. E mamma non ce la fa. Leonà, ma tu non vuoi partire, lo sai, vero? Lo so. Questa è la tua casa. Sai dove sei cresciuto? Il mare? Che mi dice il mare? Poi, in Germania, sono solo ustere e cipolle. Leonà, manca poco la partenza. Sì. Ho parlato con Rosa, ha detto che mi ama. Me l'ha detto pure a me. Te l'ho detto che può pazzo. Pazza è bella, però ha detto che ci può amare tutti e due, perché tanto io vado via. È però brava in queste cose, vero? Io non voglio andare, s'apre la mia casa, tengo tutto qua. Non ti devi preoccupare, tu vai, ti trovi il lavoro, ti metti i soldi da parte e torni qua. E stiamo tutti insieme, non tutti e tre però, E tu mi aspetti? È certo che ti aspetto qua, vedi, in questo posto qua. E se non ti riconoscessi, magari ti sei fatto chiatto? Ma che? C'è un chiatto a me? Allora tieni questo, così se ti sei fatto chiatto, ti posso riconoscere. Tieni sta pietra, va, che tocca a te, vediamo se vinci. Buongiorno, cerco un signore di nome Salvatore Noto. Buongiorno, sono io. È passato tanto tempo, ma vedo che le vecchie buone abitudini ancora sono rimaste. Ma voi che dite? Ma ci conosciamo? Una volta sì, tanti anni, ma vedo che ancora conservate una cosa che mi appartiene. Ce n'è messo di tempo, amico mio. Sì, è passata una vita. Sono passati tanti anni, ma vedo che tu ancora sei qui come avevi promesso.
Sono venuto qui ad aspettare per 50 anni. Rosa è morta. Alla fine, pazza e bella, me la sono sposata. Io invece no. Io ho pensato ai soldi. Ho pensato al lavoro. E non sono mai tornato, Salvatore. Ma mo stai qua. Stiamo insieme. Prendi la pietra, dai, tira. Sì, sì, sì.